Allora, questa è la situazione. Sono alle 8 del mattino, sono andata a letto alle 3 di notte, sono stanca e per questo per tutta la mattina mi vedrete con gli occhiali, non ho intenzione di toglierli. E stiamo andando al mare, stiamo andando a Varazze, saremo lì per 4 giorni e saranno gli unici 4 giorni di mare che faremo quest'estate, perché poi dopo vi racconterò. E quindi siamo qua pronti. Teresa, sei pronta? Porterai tutte queste borse? Chi è? È la nonna Patrick, ha suonato? Sì. Ho deciso di mettermi questa parrucca nonostante non la metterò tutto alla vacanza, però giusto per iniziare bene, visto che non ho intenzione di togliermi le treccine e tutto, però appena arriveremo lì, siccome andremo subito al mare, tanto bene. Sei stanca? No, ti dato. Ammirate le treccine che ho fatto da Gaia. Guarda che belle. Ci abbiamo messo 2 giorni. Però 2 giorni perché abbiamo fatto pure la pausa. Tipo abbiamo iniziato alle 9 di sera. Quando, che ore erano le... Mami! 7 di sera. 10 di sera. Abbiamo fatto fino a mezzanotte. E poi il giorno dopo dalle... Non mi ricordo più. Dalle... 2. 2. Dalle 2 fino alle 7. No, erano le 7. Sì, può essere. Non erano ancora chiusi i negozi, tu potevi andare. Quindi, ammirate? Sapete che non le faccio a nessuno mai più, basta. Solo a lei. Ma sai, devo dire una cosa. Dilla. La mia amica vuole farlo. No. L'ho detto che ti paga. No. Sono stata troppo stressata per fare questi capelli, grazie. No. Mettiamo tutto qua dentro, ok? Vieni. No, tira tutto fuori. Così. Apri, non ti dentro. Questo è il salvagente giallo. Come si chiama? È la barca. La barca, sì. Sì, è la barca. Questa? La barca. È la barca. Tanto sì. Salutiamo Milano con questa bella giornata. Alle 8 di mattino fa fresco. Si sta bene, poi alle 2 pomeriggio muori. Situazione corrente, siamo qua sotto casa ad aspettare il nostro driver che va a fare benzina e che ci può portare, che siamo qua da 20 minuti e dovevamo partire di casa tipo alle 8 e sono le 9 e ovviamente siamo ancora qua sotto casa. Siamo ancora qui. Ah, brava, così, buono, adesso a contrari, brava, no, così, brava, gira. Lo siento, mamacita, esta noche, yo te quiero mami, tu eres bonita, esta noche. Siamo arrivati a Varazze, oddio, ma che faccio, ciao! Hotel è ovviamente niente di che, perché è un 2 stelle, quindi non è che si può proprio che, però... Dobbiamo spendere poco. Quindi siamo qua in camera. Questa è la nostra camera. Siamo io, Jalisa e Majid. E poi di là ci sono i genitori di Majid con la Gai. Dobbiamo fare subito un bagno e tuffarci. Siamo al mare. Siamo al mare. Siamo al mare. Ora ha inizio la nostra vacanza. Sicuramente dovremmo andare a prendere da mangiare. Poi andiamo a fare il bagno, poi andiamo a fare il bagno. Dato! Guarda che bella! Ti piace? Che ballerina! Yeah! Signor. Vamonos! La chiave ce l'hai? Sì. In questo corridoio che è abbastanza pauroso. Oh, forse era troppo forte questo. Adesso stiamo andando giù, andiamo in spiaggia. Vediamo dove...
Ah, c'è Gaia ancora? Sì. Prego, prego. Beh, anche se mi trae la strada non cambia niente. Okay. Gaia chiedeva se avete le chiavi della camera, vero? Ok, perché diceva non so come chiudere. Ho guarda che devi solo chiudere. Sì? Anche questo. Già li la lasciamo così perché non possiamo mettere i vestiti sul tutù. Sì, ma hai portato il cambio, perché dopo se si bagna, hai portato un pantalone. Tanto quello si asciuga subito. Si asciuga subito, ma va. Andiamo? Questa roba cos'è? Andiamo. Andiamo. Oh oh. Oddio. Far vedere il mio outfit of the day. Ci siamo! Abbiamo messo 100 anni a cercare la spiaggia, stiamo montando gli ombrelloni e saremo qua un po'. Io sto morendo di caldo, non so neanche se avrò il coraggio di fare bagno, perché ho paura. Il mare! Oddio, ho dimenticato che avevo acceso questo. Stai filmando? Certo, sto filmando. No. Allora, facciamo discorsi seri al mare. Del mare? Sì. Mi piace abbastanza. Abbastanza? Dobbiamo ancora sentire se è caldo o freddo. Beh, sembra pulita l'acqua. Sì, quello sì. Rispetto a Loano, a Pietra esatto. Ligure. Ragazzi, vediamo. Chi di voi è di Varazze? Fateci sapere. Che poi nel primo video che avevamo fatto continuavano a dire ma siete di Loano? È vero, wow, è vero. Ma chi abita lì? Ragazzi, noi non siamo di Loano, eravamo solo in vacanza. Quindi adesso noi siamo a Varazze, ma non siamo di Varazze. Siamo di Milano. Anzi, io sono di Manchester, lei di Milano. E siamo qua in vacanza. Allora, primo bagno fatto. L'ho provato con la parrucca. Ho paura che una volta che mi lanciavo mi si toglieva, però è ancora qua attaccata e sicura. Meno male che mi sono trovata un paio di prodotti al supermercato. Non so se sono molto adatti ai miei capelli afro. Ho preso tipo il balsamo della Garnier, lo shampoo della erboristeria, antica erboristeria, però ho pagato 96 centesimi, quindi non so quanto sia buono. E poi ho preso tipo una crema senza risciacquo della Fructis per capelli ricci. Vediamo come saranno sui miei capelli. Caldo. No, no. Africano, dove sei? Nigeria. Thank you. No, sto bene, grazie bro. No, 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 bro. Grazie. Ciao bella, scusa. Vieni fra. Ecco. All'azione. Mogi dall'azione. Ah, questo gli do regalo a Giagia. A vedere? Allora. Lei entra? Si comsa. Mon frère, ça va? C'est bien? Ça va? No, questo è tutto quello che so in Francia. No, non è per me, è per mia figlia. Però lo puoi stringere, vero? Ma che per tuo figlio? Vieni qua, Giagia. Vieni, quale ti piace di questo braccialetto? Quello che ha scelto Daddy, questo o questo? Daddy ha scelto questo. Quello con le conchiglie? Sì. Oh my god. Holy fire, holy water, holy money, holy money, holy money, holy money. Solitamente prendo più di 400 lenti, ma essendo che ho già una posizione che mi sta pure usata, oggi userò 430. Dimmi mamma, dimmi. Sei? Sì. Anch'io ci sono. Patina, dadi. Buratino. Una mezza coda normale. No, la coda normale. No, mezza coda. Giù dietro, infatti, che di solito io facevo solo la coda normale. Fai lo scignon. C'è la Sandra. No. No. Ma adesso mi vabbè. Ci siamo, già lì, la chiamo. Dai, un attimo di e Sandra è anche in ciabatte. Certo, grazie. Fuori ci sono i giochini, ma guarda questi giochini dopo. Non si può. Se siamo a Hollywood con la telecamera. Cosa c'entra? Sì, ok. Vlog tutti i giorni. Sono ammazzata.
questo è lo spirito. Sì, sì. Adesso dobbiamo compilare il menù di domani sera. Qua, allora, faccio io. Vai. Se volete anche della pasta al pesto, che noi la facciamo a mezzogiorno, se la volete anche alla sera, noi la facciamo. Ok, grazie mille. Pasta al pesto? Non lo so. Quindi, non so se al pesto o al sugo. Fatemi metti quello lì sul tavolo, questo qua, che già le continua a muoversi. Ok, siamo tornati a casa. Sto carino a mangiare. Abbiamo mangiato come primo, abbiamo mangiato la pasta con il pomodoro e il mozzarella. Oddio, ma quanto sono scura, cioè. E poi guardate, cioè, vabbè. Come secondo c'era gli affettati, quindi c'era un po' di prosciutto, un po' di salame e con il formaggio, mi sembra, il taleggio. Sono piena, non ho neanche fatto tempo a riprendere perché, boh, sono arrivata lì e pensavo solo al cibo e a mangiare, quindi... Ma c'è un ragno che sta penzolando dal mio costume, porca vacca, no! Comunque, vi piace il mio vestito? Non so come farlo vedere. La luce fa abbastanza schifo, ma ho preso questo vestito all'H&M estivo da poter mettere, essendo che non ero pronta a rimanere qua così tanto tempo. E sono 7 mesi che sono qua in Italia. Tornerò in Inghilterra. Torno in Inghilterra perché l'esperienza è durata fin troppo. Non lavoro più da Zara da domenica e oggi è lunedì. Quindi da domenica scorsa, non ieri, ma domenica scorsa, quindi sono 8 giorni che non lavoro più da Zara. Ero stanca dei continui rinnovi, continuavo a rinnovare ogni 2 o 3 mesi. E ovviamente mi avrebbero tenuto per questo nuovo rinnovo perché comunque ad agosto arrivano i saldi, però ho preferito non continuare l'esperienza da Zara perché, cioè, non è tanto per Zara in sé, ma più perché la ricerca della casa in Italia è diventata una cosa esageratamente difficile. Ho cercato case in affitto costantemente, chiedendo in giro, e fondamentalmente la maggior parte delle agenzie che di case immobiliari mi chiedevano comunque un contratto indeterminato, e non solo il contratto indeterminato, anche il garante, essendo che comunque il mio stipendio era quello che era, alla fine facevo un part time da 5 ore e non so, vogliono il mondo. E quindi niente, cioè, io ci ho provato. Sono dispiaciuta da questa cosa, ma sono anche da una parte contenta di tornare a Manchester, di tornare a casa mia. Sarà diverso, sarà diverso. Mi sono proprio ripromessa di rivivere Manchester diversamente, che magari la prima volta non me la sono voluta bene. Sono stata molto depressa, sarà che comunque una volta che sono arrivata ero incinta, avevo tutte le robe della gravidanza, parto, tutto. Sarà un nuovo capitolo per me. Sono contenta e sono emozionata. Ho deciso di prendere i vlog perché, boh, a parte che mancano tanti video dal mio canale, perché non sto più postando niente per le varie ragioni che possono essere non avere lo spazio in casa o anche il tempo. E io so che tanti miei colleghi mi guardano e mi seguono, quindi vi saluto tutti ragazzi. Questa settimana sono qua a Varazze, quindi voglio concentrarmi su quello. Fino del fino del fino, ma quando sei bello, rispetto il tuo colore e pure il tuo cervello. Ci sei tu, già. Venite? Come di gruppo? Venite voi? Ciao a tutti, come sei? Oggi nonno Lini. Thank you.
Guardate come si diverte. Grandissima. Correvano sulla spiaggia. C'è la canzone. Cioè dono qualcuno. Ci correvano su già, correvano per il diritto. Poi no, vabbè, il caldo che sta facendo in questo momento è esagerato. Sono 34 gradi. Adesso andiamo a cercare un posto dove prendere una bella. L'ultimo ricordo dell'Italia e poi andrò a Manchester. Non so come sentirmi, non so se sentirmi triste o essere contenta. Per la mia grandissima sfiga mi sono arrivate le mie cose, mi è arrivato il ciclo proprio nel mezzo del mare. Cioè io veramente sono senza parole, non sono dell'umore migliore perché veramente mi è venuto un nervoso assurdo. Non ho capito, cosa ti dici? Un Conad. Cioè 6 euro per i Tampax, 6 euro. O prendo questi o il Tampax. Primo giorno al mare, almeno qua a Varazze. Adesso andiamo a Varigotti, che dicono che lì la spiaggia è più carina. Cioè guardate come mi fanno viaggiare. Meno male che dobbiamo andare solo a 10 minuti da qua. Bravo, veramente. Non ce la faccio più. Sorpresa, ma si aspettava altro materiale, solo io. E invece no. Sì, no, sono contenta. Sì. Molto. Un po' più convinta. Pensavo che mi portavi tipo sai quei prodotti che stai facendo adesso la sponsorizzazione invece, di Black Owned no. E cose così. E tutto no, per no. Me. Mandateli a me. Indipendenza. Le ragazze sono prese nella scelta delle bibite, soprattutto dell'aria. Oh, yeah.
sei bella e ero rima. Hey. Quasi. Paso mucha noche pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo. Ya te boté. Stiamo scarseggiando forte. Cosa ne pensi, Mogi, di questa mostra? Io, ragazzi, questa mostra è incredibile. L'immaginazione di queste persone è davvero fuori dal normale. Dicono che il limite è il cielo, ma il limite non esiste. Sei tu che ti poni il tuo limite. Non ci sono limiti. No limits, baby. You already know. Milan Festival 2018. Milano, Manchester, connessione. Siamo qui, rappresentiamo la cultura africana. Llegó el fin de semana y ya quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada